Eder. Mech. Pallister. Se insieme a Manuela e Luis vedessi nuovamente una stella cadente come facevi l'estate scorsa, quale desiderio oggi esprimeresti? Farei sparire la signora Bianchi per sempre. Il 9 settembre tenterete di tirare fuori Luis dalla prigione. Come finirà? Mi auguro che vada bene, ma non voglio, diciamo così, dire gatto finché non è nel sacco. E se le cose andassero male, e se il gatto scappasse dal sacco? Non ci voglio neanche pensare. A quel punto lo molli o resteresti ugualmente con lui? Certo, fino alla fine, fino all'ultimo giorno di questa, fino all'ultimo grado di giudizio. Anche perché non si abbandona una persona, per i miei principi non si abbandona una persona in un momento come questo. Poi potremmo avere benissimo delle cose su cui lavorare, delle cose da sistemare, delle cose di cui parlare, ma non è questo il momento per lasciare, tra virgolette, solo una persona che sta affrontando una cosa come il carcere da innocente, il processo, un eventuale futuro processo da innocente. Com'è stato il risveglio il giorno dell'arresto? Quella mattina è successo che siamo stati svegliati alle 4:45 dalla squadra mobile che bussava con molto vigore alla porta, e lui si era già svegliato per prepararsi per andare al lavoro, ha guardato dalla finestra e ha visto 10-12 mezzi della polizia, e nessuno di noi aveva avuto sentore di questa cosa, né io né lui, anche perché, come ormai ben sapete, io penso che se sei innocente non devi temere nulla. E invece poi le cose si sono concretizzate in un arresto e in una nuova perquisizione, molto accurata tra l'altro, e è stato un momento molto difficile, soprattutto per me, perché lui è comunque una persona che non esterna le sue reazioni, le sue sensazioni, i suoi sentimenti, quello che prova. Io invece, soprattutto quando penso di stare assistendo a un'ingiustizia, sono abbastanza espressiva, e resta una, è stata accettata, questo evento è stato accettato, ma resta una sensazione di grandissima ingiustizia, di soverchia ingiustizia, e comunque non riesco a farmene una ragione, non mi sono fatta un'idea, non riesco a farmene una ragione come una persona innocente possa finire in carcere. La sera dell'omicidio eri davvero sveglia? Cosa ti ricordi? Alle 22:13 Luis era sul divano con i piedi sul cuscino, e non posso dire se ho mai dubitato, perché dovrei dire che dubito di quello che vedo con i miei occhi. Io alle 22:12 stavo inviando un sms e lui era seduto sdraiato nel divano col piede su due cuscini, che non mi ricordo se stava occupato sul cellulare o sul televisore. Quindi non poteva proprio fisicamente essere in due posti. Io non dubito di quello che vedo con i miei occhi, cioè a me non l'ha raccontato qualcuno che lui era sul divano, io l'ho visto con i miei occhi. Però non è stato commesso da un estraneo, da uno che passava di lì, l'omicida su commissione e tante altre corbellerie che ho sentito dire. Cioè qui c'era una relazione di prossimità con la vittima. E tutto ciò è colpa naturalmente di Manuela? Ah, su questo non ho il benché minimo dubbio. Se lei non fosse esistita, tutto ciò non sarebbe successo. Niente, o perlomeno comunque se era destino che la povera signora Pierina dovesse perire in questo modo orribile, sicuramente questa cosa noi non ci avrebbe investito nemmeno per errore. Ma Luis e Manuela sono davvero i nuovi Romeo e Giulietta? Penso che se fosse stato amore avrebbe, diciamo, preso una direzione diversa questa frequentazione. Magari più volta al andarsene via e farsi ricostruirsi una nuova vita. Invece è rimasto a casa, quindi magari avevi un'infatuazione. Potendo tornare indietro, cosa cambieresti di ciò che hai fatto? Se tornassi indietro, eviterei di rivolgere anche solo una parola alla signora Bianchi. Non le avrei mai rivolto la parola, né ora e né mai, perché purtroppo quella signora
ha la capacità di trasformare in disastro, in dolore, in dispiaceri, tutto quello che tocca e tutto quello con cui viene a contatto. E quindi avrei proprio evitato di rivolgerle persino una singola parola. Ma davvero dopo tutto ciò che ha fatto lui ti manca? Sicuramente questo periodo di forzata separazione ci è utile anche per capire cosa è successo, dove abbiamo sbagliato, perché probabilmente qualcosa l'avrò sbagliato anch'io, e soprattutto capire se siamo importanti l'uno per l'altro oppure se vogliamo che, finita la vicenda giudiziaria, tutto si spenga così, in modo indolore. Quindi se esce di carcere per la gioia dei tuoi genitori te lo riprendi? Sì, credo di sì, credo di sì. Cioè, questa separazione mi ha fatto capire se questa persona per me è importante oppure no, per quello che mi riguarda. Non posso parlare per lui perché non ne abbiamo parlato, non c'è stato modo, perché comunque anche l'ambiente carcerario, diciamo che non è proprio l'optimus per poter fare certi discorsi. Però io da questa separazione mi sono fatta un'idea se per me questa persona è importante oppure no, se voglio lasciare, diciamo, che il tutto muoia così oppure provare a riavere una quotidianità. Pensi che prima o poi Emanuele e Loris finiscono dentro l'indagine? Io non lo credo, io me lo auguro, perché non è possibile che ci sia un'unica misura cautelare che colpisce una persona che tra l'altro è innocente. Tanto sto delitto qualcuno l'ha commesso. Hai mai pensato che potessero mettere dentro anche te? Assolutamente no, perché avrei dovuto correre il rischio di finire in prigione sapendo di non c'entrare assolutamente niente con il delitto. No, non ce l'ho mai avuto. Ma a volte anche gli innocenti finiscono dentro. Purtroppo non ci ho pensato all'epoca. Poi adesso nel futuro avrò paura, perché vedo che anche da innocente si finisce in carcere. Se insieme a Manuela e Luis vedessi nuovamente una stella cadente come facevi l'estate scorsa, quale desiderio oggi esprimeresti? Farei sparire la signora Bianchi per sempre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.